Dovremmo ringraziare ognuno di voi per l'adesione e la partecipazione a questa protesta. Questa è una cosa che personalmente non ci sentiamo in dovere di fare, in quanto le ragioni che hanno spinto ognuno di noi in questa piazza dovrebbero essere di interesse collettivo. Il motivo per la quale abbiamo esortato noi giovani a motivarsi in questa piazza stasera è quello di permettere a noi giovani, appunto, di avere voce in capitolo riguardo alla situazione economica, politica e sociale del nostro paese. Noi membri della gioventù, più di qualsiasi altra classe sociale, siamo soggetti a un profondo senso di sfiducia da parte e nei confronti di chi dovrebbe rappresentarci e di delusioni nei confronti del futuro che ci si prospetta. Siamo qui oggi quindi non solo per protestare, ma per dimostrare che noi giovani vogliamo e dobbiamo far parte del tessuto politico del paese. Allora, questa idea è nata per prima cosa in riscontro al DPCM del 21 ottobre. Noi ragazzi ci siamo sentiti in dovere di iniziare a dare voce a quella che è la porzione della gioventù principalmente fanese, ma che speriamo che poi arrivi anche al resto della gioventù nazionale, perché pensiamo che quella di noi giovani sia una sezione del tessuto sociale lasciata in quanto in disparte. Siamo l'ultima ruota del carro, secondo alcuni. Veniamo, diciamo, utilizzati spesso come capro espiatorio, molto poco spesso si prende seriamente quelle che sono le nostre considerazioni in campo politico, sociale, economico, filosofico, qualsivoglia categoria. Quindi noi abbiamo voluto creare questa sorta di linea di contatto comune tra noi ragazzi che permetta di contattarci in maniera più efficace rispetto a quelli che sono i semplici social network, che sono una sorta di filtro tra la connessione tra i ragazzi, e vogliamo puntare il più possibile sul contatto umano, ovviamente nei limiti di quello che sono i distanziamenti sociali. Siamo partiti dai social, ma all'inizio abbiamo cercato di spingere la voce attraverso il passaparola, appunto, proprio per evitare che la comunicazione passasse attraverso i classici mezzi di comunicazione, ad esempio storie, post su social network o quel che è. Non ci definiamo all'interno di un partito, anche perché penso che noi giovani non troviamo realmente qualche partito politico che ci rappresenti realmente. Quello che vogliamo puntare a fare è emancipare, presentare quello che magari è il problema della gioventù all'interno di questa situazione e cercare di mettere in chiaro perché i giovani a volte hanno delle reazioni anche poco comprese dal mondo degli adulti. Ci hanno istruiti fin da piccoli al nichilismo più totale.